Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ieri ufficialmente è iniziata la stagione calcistica, perché a parte vabbè, le Supercoppe di qualche settimana fa, una settimana fa, ieri sono iniziati bene o male quasi tutti i campionati maggiori. È iniziata la Bundesliga, è iniziata la Ligue 1, è iniziata la Premier. Poi vabbè, è iniziato il campionato portoghese, quello turco, quello olandese, ma quella è un'altra cosa. Il campionato italiano, la Liga spagnola iniziano settimana prossima. C'è stata la Coppa Italia. Volevo parlare un po' così in generale, con l'aiuto del tablet, perché ci sono state 23.000 partite ieri, seriamente, io ho seguito tutta Sampdoria Regina di Coppa Italia e avevo visto praticamente il primo tempo di Eintracht Francoforte Bayern Monaco, che io seguo molto volentieri, molto attentamente la Bundesliga. E appunto ve lo richiedo qua, ve l'ho chiesto anche nel video di De Ketelaere. Vi andrebbe se facessi un'analisi giornata per giornata della Bundesliga, visto che è un campionato che seguo molto più attentamente degli altri? Fatemelo sapere nei commenti, potrei farlo per la Bundesliga, per la Serie B. Per altri campionati, se mi dite il campionato, proverò a parlarne guardando magari qualcosina, qualche partita, qualche highlights, che così posso parlarne. Per esempio, in questo video posso parlare tanto approfonditamente della Sampdoria con la Regina, perché l'ho vista tutta, le altre partite non le ho viste. Però volevo un attimo accennarvi, volevo anche farvi sapere a chi non lo sapesse i risultati. Allora, intanto c'è stata la Coppa Italia. Il Cagliari che ha battuto 3-2 il Perugia, l'Udinese che ha battuto 2-1 la Feral Pisalò, il Lecce a sorpresa perde 2-3 col Cittadella e la Sampdoria che vince 1-0 con la Regina. Fermiamoci con la Sampdoria. Ci sono state azioni da VAR, c'è stato un gol annullato per fuorigioco alla Regina, poi c'è stato un rigore appunto assegnato alla Sampdoria che segna Sabiri, il portiere Ravaglia c'era arrivato. Aveva intuito l'angolo di tiro, però non ha potuto fare niente. Il tiro era troppo angolato. Bel rigore di Sabiri. Sabiri che è l'uomo in più di questa Samp anche dall'ultima stagione, che non ha fatto benissimo la Samp, però Sabiri si è messo in mostra, diciamo. Giampaolo lo eleva a livelli forse troppo esagerati. Staremo a vedere il ragazzo anche quest'anno se si confermerà. C'è anche un rigore per la Regina. Io sinceramente stavo, diciamo, simpatizzando per la Regina perché è allenata da Pippo Inzaghi. Il rigore di Cicerelli, però, è un bel rigore. Però Audero lo neutralizza e lì crollano i sogni della Regina di passaggio di turno. La Sampdoria che passa quindi al turno successivo e affronterà la vincente tra Venezia e Ascoli, da quello che ho capito, e quindi sono molto curioso, molto molto curioso. Appunto, blu cerchiati di Giampaolo che vanno avanti. Tra l'altro, due ex allenatori del Milan che si affrontavano, ora che ci penso, quindi ancora di più avevo voglia di tifare per la Regina, visto che sinceramente la parentesi Giampaolo vorrei dimenticarla. La parentesi Inzaghi, anche se non è arrivata la qualificazione in Champions, eccetera, è nel cuore Inzaghi da calciatore, e quindi tutto sommato è nel cuore anche da allenatore, anche se non abbiamo fatto chissà che grande stagione. Io di quella stagione mi ricordo Menez, tra l'altro appunto allenato sempre dallo stesso Inzaghi, che si ritrovano. Menez e quel gol di tacco contro il Parma, partita finita 4-5. Mi sembra al Tardini, oppure era 5-4 a San Siro. Comunque è finita 5-4 quella partita, una roba pazzesca. Un giorno mi riguarderò gli highlights, perché io ricordo solo quel gol di tacco di Venezia. Poi ricordo che la mia sanità mentale era andata a farsi benedire. Gli ultimi minuti ero là che avevo paura di prendere il 5-5. Comunque, a parte questa piccola parentesi, c'è stata appunto la prima di Bundesliga, che veramente
Io oggi forse registro varie prediction. Sono già in ritardo appunto perché è iniziata la Bundesliga, la Ligue 1, però ero convinto iniziassero sabato, invece hanno iniziato ieri. E devo dire che lo spoilero qui, il Bayern Monaco nella mia prediction secondo me non ha rivali. Cioè il Bayern Monaco ha perso Lewandowski, ok? Ma secondo me vincerà il campionato a mani basse. Io in Germania, diciamo, tengo tantissimo per il Bayern Monaco, però sinceramente vedere un campionato più combattuto, che magari alla fine non lo vince il Bayern, sarebbe più bello per tutti gli esterni, non tifosi del Bayern Monaco. Perché sennò è sempre la solita storia che magari anche parte male il Bayern Monaco di solito, però dopo in un certo punto dell'anno parte proprio che non si ferma più e vince il campionato con giornate d'anticipo. Invece oggi è partito a bomba e qua voglio sottolineare chi ha segnato. Io mi ero fermato appunto al quarto gol e dopo ne hanno fatti quindi altri due, più un gol dell'Eintracht. Allora ha segnato Kimmich, che ho letto della statistica, era probabile al 4% che segnasse lui il primo gol della stagione, e invece ha segnato lui. Segna Benjamin Pavard, segna Mané, il primo gol con la maglia del Bayern Monaco, segna Musiala e segna anche Gnabry. Allora era al 43esimo minuto, io allora non ho visto tutto il primo tempo, ero convinto di sì, devo aver staccato prima perché avevo altri impegni. Io mi ero fermato al gol di Musiala. Comunque, poi segna anche Gnabry. Tra l'altro, due assist di Müller. Giusto per intenderci che anche quest'anno vincerà la classifica Assist Man. Poi segna nell'Eintracht Francoforte un giocatore che era nelle orbite del Milan. Se ne parlava quando dovevamo acquistare l'attaccante. Ha segnato Randal Kolo Muani. Non mi ricordo in che squadra era l'anno scorso in Francia. Uff, vuoto di memoria incredibile. So solo che questo Kolo Muani lo voleva il Milan e poi è andato all'Eintracht Francoforte. Per parlare di giocatori che giocavano in Francia e ora giocano in Germania, poi è entrato anche Matthijs Tel, che ha fatto discutere perché il Bayern Monaco ha speso quasi 30 milioni per un 16enne, 17enne, quanti anni ha, che praticamente non ha fatto niente di che, eppure l'ha pagato quasi 30 milioni. Staremo a vedere comunque. Poi entra anche Sané. Kostić ci ha ammonito che probabilmente saluterà i tifosi dell'Eintracht, saluterà il Francoforte perché si dice che possa andare alla Juventus. E quindi niente, questi gol alla fine. Aspetta. Ah no, ecco, infatti, mi sembrava strano. Il 6-1 lo segna ancora Jamal Musiala, che quindi fa doppietta. Giocatore da tenere d'occhio, strepitoso, davvero. E niente, quindi, poi vabbè, ho visto che in Ligue 1 il Lione ha vinto 2-1 con l'Ajaccio. Mi faceva strano che la prima partita della Ligue 1 non l'avesse fatta il Paris Saint-Germain campione in carica. Vabbè, ok, problemi loro. Tanto sapevano già che il Paris Saint-Germain, anche lui a mani basse, penso che vincerà il campionato. Fatto sta che allora probabilmente usciranno le prediction in questi giorni delle varie leghe maggiori, di Serie A, di Liga, di Ligue 1. Di Bundesliga e di Premier, queste 5 proverò a farle uscire il più presto possibile perché ormai siamo appunto all'inizio della nuova stagione, alcune partite hanno già dato il loro corso. E fatemi sapere appunto anche se volete magari qualche analisi post partita di altri campionati. Vedrò di impegnarmi, scusate, ho dato una botta al telefono. Vedrò di impegnarmi il più possibile. Quando posso, cerco sempre di tenere bene attivo il canale e ragazzi, fidatevi, non è un periodo facile e faccio del mio meglio, ecco. Avrei voluto farlo ieri questo video e non era possibile, quindi l'ho fatto adesso. E
ora vi saluto, lasciate tanti mi piace, tanti commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Beatosi!